Ciao a tutti ragazzi, eccomi ritornato alle vacanze, finalmente posso fare un bel video per voi. Come potete sentire sono molto molto raffreddato, il naso chiuso, anche se sono andato in vacanza queste 2 settimane al sole, al mare, sono riuscito a prendermi lo stesso un bel raffreddore, infatti ho qualche linea di febbre e non sono totalmente, anzi pienamente lucido, quindi se dico qualche cagata, come sempre sono giustificato. Volevo far vedere gli ultimi acquisti che avevo fatto in questo periodo. Infatti gli ultimi acquisti però che sono proprio, cioè in teoria vi porto proprio un unboxing, però dato che ci sono, il giorno prima di partire sono andato da un GameStop, ovviamente, e ho trovato delle guide e un gioco che mi interessavano a dei prezzi veramente bassi, e quindi ve li faccio subito vedere. Allora, per quanto riguarda le guide, ho trovato Metal Gear, eccolo qua, Guns of the Patriot a 6,98€ nuovo, ancora in cellofanato come potete vedere. È una guida che ho sempre voluto avere, anche perché sono sempre stato un piccolo, diciamo, fan di Metal Gear. Ho giocato a tutti i titoli tranne allo spin-off Rising, però devo dire che è un gioco favoloso, un gioco unico. Non vedo l'ora che esista, sì che esista, ciao, che esca e Metal Gear Solid 5 per prenderlo, anche perché con l'open world che è stato annunciato è davvero davvero, sarà di sicuro un ottimo gioco. Poi sempre per le guide ho preso l'immancabile guida di Uncharted 3, ecco, questa è davvero bella, tutta rilegata, sembra un librozzo in tutto per tutto, davvero davvero bello, non è solo di carta normale ma anche rilegato, mi piace molto. Poi con questo anche sì, l'edizione della collezione con un CD, ma io ne ho viste solo di questo tipo. Anche questo 6,98 costava 25€, anche quella di prima mi sembra sui 20€. Devo dire che per 6€ non si può che prendere. Poi l'ultimo invece che ho pagato 2,98, che non avevo visto in giro in troppi GameStop, l'ho presa subito, quella di Dragon Age 2, 2,98€ nuova. Gioco della BioWare favoloso, e devo dire che me la dovevo pigliare. Adesso passiamo invece all'unboxing. Come potete vedere vi parlo di un gioco, ecco, lo vedete adesso, no, vi parlo di un gioco molto simile a questo, molto molto simile, anche se non tratta di queste cose, non tratta di uccidere, sparare con il nostro fucilazzo questi poveri animali che ci capitano a tiro, ma è sempre un gioco dell'Activision. Qua vi lascio queste belle immagini per altri 2-3 secondi per vedere il link dell'unboxing che ho fatto. Il gioco in questione l'ho pagato sempre 4,98€ ed è Rapala Pro Bass Fishing, sempre per PlayStation, ah no, quello era per Wii, questo è per PlayStation 3 dell'Activision. Come possiamo vedere da questo paccone troviamo il gioco e la canna da pesca, niente di che, niente di meno. Guardiamo subito, passiamo subito con l'unboxing. Vi ho parlato del gioco prima, perché è sempre pubblicato da Activision. Poi è diciamo un gioco con uno strumento dentro al suo pack. Intanto mi scrivono. Quello là c'è il fucilozzo e qua c'è c'è la canna da pesca. 1-2 giocatori. Quanto deve avere? 461 mega, quindi poco. E sì, qua può essere utilizzata anche PlayStation Move, ma non ho capito come. Adesso guardiamo subito, la prima volta che lo apro, quindi ah, ok. Sì, la scatola si presenta proprio come quello. Ci parte subito il gioco, ancora chiuso, ovviamente. Apriamolo. Beh, è un gioco normale, niente di che. Guardiamo un po' la cover. Sì, ci sono lingua spagnolo, credo. Vabbè, tante lingue. E poi questo è il pezzo forte, diciamo, qua, manualistica. E la nostra canna da pesca componibile. Eccola qua. Qua si gira. Tira sulla canna. Questo è il nostro, sembra quello del Move, che io non ho. Anche il pezzo allungabile che non servirà, una mazza,
si mette sto coso? Vabbè, si dovrà mettere, magari lo terrò così che mi interessa usare sto pilone qua. E poi vabbè, il mulinello, che questo sì che serve. Dove ti metto il mulinello? Si vede che non sono un pescatore. Beh, si metterà da qualche parte. Ah, magari si farà infilare da qua. Da qua a qua. Però boh. Si aprirà in qualche modo, magari. Genio del male, anch'io. Ovviamente si svita. E svita. Perso per sempre. Infilati. Ok. E qua fa movimento della canna. Perfetto. Ragazzi, con... Ah, beh. Questa è la chiavetta USB che farà da tramite per il controller. E poi due belle pile Duracell. Questo è tutto il contenuto della confezione. Spero che sia un gioco mediocre. Spero che sia come Bass Fishing. Non mi ricordo come si chiama sinceramente. Bass Fishing per edito della Sega. Però non sono sicuro. Ho letto dei pareri un po' contrastanti su questo gioco. Però per 5 euro credo che sia un buon acquisto, come sempre. Vi ringrazio per aver visto il video, ragazzi, e vi metterò il link ovviamente in descrizione della pagina Facebook, di Ludomedia, di tutte quelle cose belle che mi metto sempre. Un ringraziamento. Ciao ciao!